Buongiorno a tutti, grazie per l'invito a condividere con voi questo momento. Ho riascoltato ancora una volta con emozione il brano dei discepoli di Emmaus, è il testo che il Sinodo dello scorso ottobre, dedicato ai giovani, ha scelto come icona biblica per illuminare il suo cammino e che è diventato esperienza vissuta. Da questo racconto ci lasciamo ispirare oggi per confessare la nostra vita, per presentarla al Signore che sta camminando con noi anche quando non lo riconosciamo, che desidera fermarsi, stare in nostra compagnia. Lo facciamo come credenti, come membri del popolo di Dio e come pastori responsabili di questo popolo. Al Sinodo abbiamo sperimentato che possiamo calarci in questo brano in una pluralità di posizioni. Lo slancio con cui Gesù si fa vicino ai due di Emmaus ispira lo slancio con cui, come Chiesa, dichiariamo di voler andare incontro ai giovani, anche quando i loro passi sembrano portarli lontano dal cammino della vita. Ma sperimentiamo anche noi stessi in profondità questo slancio quando percorriamo noi un cammino che ci porta lontano dal luogo in cui la comunità si ritrova e si riconosce. Possiamo essere accompagnatori, fa parte del nostro ministero, solo perché siamo stati accompagnati e continuiamo ad esserlo. Il Signore che ci chiede di camminare a fianco degli uomini e delle donne del nostro tempo, a partire dai giovani, è lo stesso che cammina al nostro fianco, ci sostiene, anche oggi, anche in questa celebrazione. Anzi, quello che abbiamo imparato con il Sinodo è sparso con chiarezza nelle belle testimonianze della Confessio Laudis, e quanto Dio oggi parli alla Chiesa e al mondo attraverso i giovani, la loro creatività, il loro impegno, le loro sofferenze, le loro richieste d'aiuto. E con loro possiamo leggere più profondamente la nostra epoca, riconoscere i segni dei tempi. E negli incontri con loro, quando li incontriamo, che il Signore ci fa conoscere le sue attese, ci invita a una conversione personale, comunitaria e anche come istituzione. Per questo vi inviterei prima di tutto a richiamare alla memoria i volti concreti di giovani, le loro storie, le loro richieste. Alcuni di voi sono giovani, magari non tantissimi, e vedranno i volti di compagni coetanei. Altri sono impegnati nella pastorale giovanile, altri li incontrano in parrocchia, nelle associazioni, durante le celebrazioni, nei sacramenti, a scuola, nei momenti di lutto delle loro famiglie, nei momenti di festa. Simpatici, provocatori, complici o creativi, lontani o rumorosi, non si tratta di idealizzarli, ma attraverso di loro il Signore ci chiama a riappropriarci di un rinnovato e gioioso slancio apostolico, percorrendo il cammino di conversione pastorale missionaria. E quindi con i loro volti ritorniamo al brano di Luca. E più che andare a Emmaus, i due discepoli si stanno in realtà, lo sappiamo, allontanando da Gerusalemme, con tutto il significato di questo movimento. Soprattutto per le chiese di alcuni paesi, in particolare occidentali, la lontananza sembra essere la cifra del rapporto tra chiesa e giovani. Le chiese sentono i giovani lontani. Devo dire che questo colpisce profondamente, la stanchezza, la pesantezza, l'impressione di non riuscirli a raggiungerli, a non sintonizzarsi con i loro desideri. E anche i giovani dicono di sentire la chiesa lontana, estranea dalle loro vite, anche insignificante. Il documento finale del Sinodo lo riconosce e dice: molti di loro l'hanno lasciata perché non vi hanno trovato santità, ma mediocrità, presunzione, divisione, corruzione,
Purtroppo il mondo è indignato dagli abusi di alcune persone della Chiesa piuttosto che ravvivato dalla santità dei suoi membri. E così questa mattina possiamo passare in rassegna i luoghi e le occasioni in cui facciamo esperienza di questa lontananza, permettendoci di vivere anche oggi come Chiesa Ambrosiana qualcosa della tristezza, della pesantezza che provavano i discepoli di Emmaus. Noi speravamo di annunciare loro il Vangelo. Ma anche vi invito a stare attenti e soprattutto stare attenti a dove sentiamo ardere il nostro cuore. Questa Confessio Vitae ispirata dall'incontro, dal confronto più o meno mancato con i giovani, non è un'introspezione per accusarci, per flagellarci, non è neanche il momento per elaborare piani pastorali, né tantomeno per guardare i giovani con un paternalismo accondiscendente o un giovanilismo che è sicuramente fuori luogo. Questa Confessio Vitae sia piuttosto un atto di amore ispirato dall'aver sperimentato a nostra volta la vicinanza del Signore che ci trasforma interiormente. E quindi qualche spunto che ci vengono dall'incontro coi giovani. Innanzitutto i giovani desiderano essere ascoltati. L'ascolto è la prima forma di linguaggio vero e audace che i giovani chiedono a gran voce alla Chiesa e a noi. E va anche registrata la fatica che facciamo ad ascoltare tutti i giovani, nessuno escluso. Spesso la voce loro non è ritenuta interessante, ma ancora più spesso l'ascolto è difficile quando siamo di fronte a situazioni di sofferenza, fragilità, vulnerabilità, quando siamo di fronte a delle sfide a volte provocatorie o scomposte che ci fanno sentire a disagio, inadeguati, incapaci di rispondere, oppure quando rispondere ci chiede delle risorse che non siamo disponibili a lasciare andare, non desideriamo condividere fino in fondo. Possiamo ricordare queste occasioni in cui sperimentiamo come persone, come comunità, la difficoltà ad ascoltare. Questo ascolto che ci richiede di essere disponibili a cambiare, a lasciarci trasformare. I giovani cercano anche chi li accompagni, desiderano essere accompagnati, ma non intruppati. Non cercano, abbiamo sentito, delle risposte preconfezionate, ricette pronte, ma dei punti di riferimento capaci di lasciare emergere le loro domande, anche se formulate con provocazione. E molte pagine del Vangelo ci mostrano Gesù che ci invita a osare, a prendere il largo, ci invita a passare dalla logica dell'osservanza dei precetti a quella del dono generoso, incondizionato. Per compiere un vero cammino di maturazione, i giovani hanno bisogno di adulti autorevoli, non di eterni giovani, di adulti dotati di autorità, che è la capacità di far crescere. Un'autorità che non è un potere direttivo, ma una vera forza generativa. E possiamo chiederci come svolgiamo il nostro ruolo di accompagnatori e non solo dei giovani. Come esercitiamo l'autorità che fa parte del nostro ministero? Siamo capaci di un'autorità generativa? Quando sì, quando no? Quali spazi si aprono di libertà nelle nostre comunità, nelle nostre celebrazioni? I giovani chiedono anche di essere protagonisti. Lo sono di fatto in molte attività ecclesiali, le abbiamo sentito anche prima, in cui sono generosi e offrono il loro servizio, ma incontrano anche la sfiducia dei pastori e degli adulti che non riconoscono la loro creatività e faticano a condividere queste responsabilità, oppure approfittano della disponibilità. Mi aveva colpito un giovane che raccontava di loro amici che erano passati in America Latina dalla Chiesa Cattolica alle Chiese Evangeliche, e gli aveva chiesto: ma perché siete passati a quell'altra comunità?
E aveva risposto, no, nella Chiesa Cattolica ci chiedevano e facevamo tantissime cose, eravamo impegnati a dare una mano. Invece nell'altra Chiesa abbiamo incontrato il Signore. Che spazio effettivo lasciamo nelle nostre comunità, parrocchie, liturgie, perché emergano i doni di ciascuno. Il ministero ci mette al centro e a volte va assunto, questo ci carica di responsabilità organizzative, ma quanto è indispensabile questo metterci al centro e quanto in fondo in realtà ci sta bene. Se la situazione è pesante, cerchiamo aiuto come lavoriamo in equipe con altri religiosi, con altri confratelli, con laici, laiche. I giovani sognano una Chiesa autentica, molti sono sensibili ai temi della giustizia, dell'ecologia, dell'attenzione ai poveri e ci dicono come spesso la Chiesa presenti due facce opposte. Da una parte si dice desiderosa di essere nelle pieghe della storia a fianco degli ultimi, dall'altra fa fatica a scardinare situazioni anche gravi e diffuse di corruzioni che la fanno conformare al mondo piuttosto che portare un'alternativa ispirata al Vangelo. Così desiderano una Chiesa capace di vivere l'economia, la finanza nella trasparenza, nella coerenza, capace di testimoniare che un'alternativa ai modelli economici e ai modelli sociali dominanti è possibile. E cosa viviamo in questo campo? Queste domande ci provocano, ci ispirano con le loro intuizioni. Come possiamo essere profeti di un modo di vivere nella società amico della persona e dell'ambiente? Ce la sentiamo. I giovani desiderano una Chiesa relazionale, soprattutto questo, nelle relazioni con Cristo, con gli altri nella comunità che si trasmette la fede. Non basta avere strutture oratorie qua in Lombardia, nella nostra diocesi ambrosiana siamo fortunatissimi, ma non basta averli se non sviluppano in esse relazioni autentiche. È quella qualità delle relazioni che evangelizza. Il ruolo che ricopriamo, gli stereotipi che lo circondano, costruiscono barriere. Non possiamo ritenere scontato che tutti sappiano qual è il nostro stile di vita. Siamo disponibili a renderci più guardabili. Ci sono occasioni in cui pronunciamo anche noi le parole che Gesù dice ai primi discepoli, venite, vedete. Questa prospettiva cosa suscita in noi? Siamo guardabili, possiamo invitare con noi nelle nostre case, nel nostro modo di vivere. Ci sono tante domande più o meno piacevoli, ma sicuramente anche ispiranti, che i giovani ci pongono. Lasciamoci interpellare come i due di Emmaus profondamente e preghiamo, vieni Signore, attraverso le domande dei giovani, di tante persone che incontriamo, interrompi i flussi di parole e di azioni, interroga anche noi. Ascolta ciascuno di noi lungo la strada che sta percorrendo e nel punto preciso in cui è arrivato. Rimproveraci per la durezza del nostro cuore. La tua parola fa vibrare in noi parole antiche che a volte sembrano non parlare più, coperte da strati di abitudini. Insegnaci a spezzare il pane insieme, facci vivere con te i gesti di un'amicizia quotidiana che apre gli occhi a ciò che conta davvero, a relazioni fraterne, autentiche, trasparenti. Fa che ciascuno di noi riscopra in sé la forza che fa riprendere con slancio il cammino verso Gerusalemme. E facci ritrovare una comunità, in una comunità di fratelli a cui arde il cuore, che ti sono amici, che ci annunciano a loro volta quello che hanno scoperto e vissuto con te e che desiderano che altri possano camminare insieme a loro. Vieni, Signore Gesù, resta con noi, riportaci a quella pienezza dell'amore
a cui da sempre siamo stati chiamati. Aiutaci a ritornare al nostro primo amore.